Allora, guarda, ci sono un sacco di bimbi. È ben preciso, cioè sapete il perché siete qui? Ah, ok. Allora, forse ho capito di cosa stiamo parlando. Io dietro le quinte, lo sai, abbiamo incontrato una ragazza bellissima, simpatissima. Sì, è un'attrice, una cantautrice. Oh, mi sembra che abbiano capito. Com'è che si chiama, scusate? Ok, allora facciamo una bella cosa. Dobbiamo provare a chiamarla tutti quanti insieme al mio tre. Siete pronti? Uno, due, tre. Carolina, ci sei? Vediamo, vediamo. Ciao!
bellissimo. Sì, vero, abbiamo fatto un tuffo nel passato, è stato bellissimo. Hai visto poi come la sanno bene? Ormai la sanno. Sono degli esperti. Sono proprio degli esperti. Sentite, ma voi seguite sempre tutte le nuove canzoncine che ci sono? Ma tutte tutte? Come? Mazza mamma, ma te stai proprio sul pezzo, eh? Ma proprio, come si chiama la nuova canzone? Non ho capito. Sento solo la mamma, calcola. E questo bambino non mi fa ora. Ricomincia. Come si chiama la nuova canzone? Ah, vi sento, vi sento. Marta, vogliamo provare a... Ci insegni tutte le pinne? Sì, ti insegno le pinne. Le pinne. Ti insegno le pinne. Guarda, secondo me la sanno meglio i bambini di me. Mamma! Dici? Secondo me la sanno meglio i bambini di me. Allora ci proviamo. Ci proviamo? Ci proviamo? Sì, sì, va bene, ok. È molto semplice comunque. Che cos'ha? Allora, voi lo sapete? Che cos'è una pinna? Che cos'è una pinna? È la pinna, chi ce l'ha la pinna? I pesciolini, no? Ma che ci fanno i pesciolini con le pinne? Nuotano, poi si direzionano, scappano. Esatto, e le pinne poi possono essere tutte diverse, no? C'è la pinna piccolina, c'è la pinna grande, poi sono quelle piccoline, e poi... Esatto, poi ci sono quelle colorate, tutte di colori diversi, oppure tutto nello stesso colore, insomma le pinne sono tantissime e tutte diverse, quindi noi ci abbiamo fatto una canzone, ecco. Ce la vogliamo cantare? Vai, mettiamoci la pinna! Ciao Billy! Oh, ma guardate voi! Che cosa hanno in comune uno squalo, una balena e un delfino? Ve lo dico io! Volevo sapere qual è. Qual è, amore? Fammela vedere.
quella della prima. Ma dopo 25 canzoni, secondo te? Ma io che ne so, però se vuol dire che tu sei molto attento. Ah, ti vedo, vedo. Abbiamo sbagliato una parola. Cos'era? Alligatore? Alligatore, allora vediamo un po', c'è l'alligatore, poi quali sono le parole sbagliate di vedo vedo? C'è la che è alligatore, poi la E che è esinello, poi c'è la I, che cos'è la I? Ippopotamo, e poi c'è la O che è oragosta. Oragosta, e poi c'è la U di? Esatto, ecco, qual era di queste? Te la ricordi? No? No. Beh, sarà stata una di queste comunque. Sicuramente. La prossima volta dobbiamo essere più precise. Senti, ancora? Ok, allora, l'ultima, dai, e poi ci dai, va bene. Cioè, poi ci sì. Mamma, proprio. Ma per caso gli hai dato la scaletta? No, ma in realtà non era quella. Non è quella, ok. No, perché l'avete talmente convinto che mi convince e dico, ma guarda, così facciamo quella. Senti, no, allora c'è tutto un movimento. Infatti, volevo dirti che facciamo per lo spieghi? Glielo spieghiamo, no? Allora, facciamo questa cosa. Chi è che conosce Bum Bum Ciaccia? Cercando di farmi piccolo io per non andare a poi due volte sulle spalle, tiki e poi su giù ciaccia. Questa è la prima volta, la seconda volta c'è solo un battito sulle cosce, guardate, un ciaccia, tiki, ciaccia e poi ricominciamo. Un bum ciaccia, tiki, ciao, bum cia cia, tiki cia cia, bum bum cia cia, tiki cia cia, bum cia cia, tiki cia cia, bum bum cia cia, tiki cia cia, bum cia cia, tiki cia cia. Vai, ok, siamo carichi, facciamola, cantiamo, vai subito, sì subito. Cantare che cosa? La canzone dell'estate!
che qualcuno si sta posizionando. Infatti stavo vedendo. Ma adesso come funziona? Se voglio incontrare tutti come faccio? Allora, tutti coloro che hanno il voucher con scritto l'orario delle 14.45 ed è di colore arancione, si possono mettere in coda da quella parte. State tranquilli qui.